Ciao a tutte, allora mi rendo conto che ci sia un po' di casino qui dietro di me, solo che devo si veramente sistemare sta stanza che è la stanza dei vestiti, però non ho ancora avuto tempo e soprattutto voglia, perché bisogna proprio secondo me mettersi lì e concentrarsi e mettere con un certo ordine a posto le cose, anche perché se poi le metto tutto in un certo modo, poi dopo non mi piace, quindi devo ripartire da zero, quindi devo trovare veramente una giornata dove mi metto lì, divido i pezzi e tutto. Allora, piccolissimo video haul, ci tenevo a mostrarvi delle cosine, poi mi mancava un po' parlare con voi, quindi questo brevissimo video. Ho tagliato i capelli, vabbè, sto mantenendo là, li ho tagliati un po' perché erano veramente tanto rovinati sotto, quindi li ho semplicemente tagliati 2 cm, davvero poco, però erano veramente rovinati, quindi. E devo ancora valutare cosa fare perché inizia a intravedersi la ricrescita, sarà tanto così. Però non ho voglia di andare a fare la decolorazione, non so se mantenere il mogano, non so veramente cosa fare. Vabbè, bando alle ciance. Allora, vi mostro alcune cosine che ho comprato, davvero ripeto, pochissime, sono solamente cose di make-up e cura della pelle. Allora, parto da Kiko. Ok, in realtà sono andata in negozio per vedere gli ombrettini, quelli nuovi cremosi, però le colorazioni non mi piacevano molto. Puntavo a degli ombretti magari un po' neutri, matte, però a parte un viola che per me era un viola un po' troppo picchiata, presa a pugni, che comunque secondo me su di me non stava bene, per il resto erano colori un po' troppo sbirluccicosi e non mi piacevano molto. In realtà è un periodo che sono un po' in fissa con l'eyeliner, a parte oggi che sono veramente zero truccata, ma devo fare delle commissioni, quindi non avevo nemmeno intenzione di truccarmi. E ero un po' in fissa con l'eyeliner e io spesso utilizzo eyeliner normali, tipo. Non riesco a trovarlo, veramente un casino anche sulla scrivania. Vabbè, comunque ero un po' in fissa, ho deciso di comprare un gel eyeliner, proprio in gel, proprio da applicare col pennellino. Quello di MAC era un po' scomodo per me MAC, quindi andare in negozio avrei dovuto aspettare l'occasione di andare a Milano. Avevo sentito quello della Maybelline così e poi avevo praticamente visto delle recensioni su quello di Kiko. Allora, questo vabbè è la confezioncina, ho pagato 7,95 euro. Allora, la particolarità di questo prodotto, avete fatto così, sono 6 ml di prodotto, credo che mi durerà in eterno. La particolarità di questo prodotto è che è molto 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 liquido. Adesso qua non si riesce a intravedere, però vi garantisco che è veramente molto più liquido del classico gel eyeliner che si vede in giro, tipo Maybelline, MAC, eccetera. Quindi questo mi ha portato a acquistarlo perché ho detto così sicuramente non mi secca tra 2 mesi o 3 mesi, però dall'altra parte avevo un po' di dubbi sulla durata. In realtà l'ho applicato e devo dire che si riesce a applicare molto bene perché appunto essendo molto li liquido, tra virgolette, si riesce a stendere bene, però asciuga anche molto velocemente, quindi non si ha nessun tipo di problema, cioè non è un prodotto che sta lì molto liquido, ci mette un po' a asciugare, quindi potete fare dei casotti. Devo dire che asciuga molto velocemente, quindi è il lato super positivo. Allora, io l'ho applicato 2 o 3 volte perché avevo sì dei pennellini di eyeliner tipo questo, però è veramente troppo spessi e quindi poi sono andata alla ricerca di un pennellino di eyeliner. Mi piacerebbe quello in versione proprio pennellino punta fine, tipo quello di MAC, se non sbaglio. Io in zona non ho trovato niente e quindi ho lasciato stare, però sono passata da Essence e ho trovato un pennellino di eyeliner a punta angolata normale, molto fine, quindi ho preso quello. Adesso ve lo mostro. Comunque questo devo dire che l'ho applicato 2 volte e mi è piaciuto. Ovviamente vi farò una recensione più avanti. Quindi, collegandomi al fatto che avevo bisogno di un pennellino, sono andata da Essence. Allora, cercavo il pennellino, il famosissimo, quello da sfumatura, però non c'era, veramente devastato lo stand. Quindi ho preso questo. Immagino che lo sappiate un po' tutti, però ha un po' rifatto i packaging Essence, quindi i pennelli non sono più il classico. Vabbè, questa è la confezioncina. Appunto il l'eyeliner brush ed è appunto vedete azzurrino e non so se riuscite a intravedere, però ha qui delle greche sul bianco che ricordano un po' l'effetto pizzo.
Le fibre sono azzurrine e devo dire che è molto fine. Non l'ho ancora utilizzato perché appunto non volevo sporcarlo e mostrarlo nel video così, però onestamente confronto a quelli che ho mi sembra molto più fine, quindi ha il manico leggermente più corto, quindi io preferisco il manico più lungo, però vabbè, pagato credo 1,60 euro, 1,70 euro, davvero poco, quindi ci sta come prezzo, quindi vediamo un po' come mi ci trovo con quello. E poi, visto che era lo stand, visto che si può comprare solo un prodotto, ho visto delle recensioni che parlavano molto bene di questo prodotto qui, questo mascara della Essence, che è il Lash Princess. Questo qui è quello nuovo, è quello che dovrebbe fare effetto ciglia finte, perché poi quello rosato, che è quello vecchio, che io non avevo mai provato, invece doveva lasciare un effetto ciglia allungate. Allora, io tendenzialmente cerco volume o effetto ciglia finte dal mascara. Il mio preferito in assoluto, e che ho già ricomprato e che veramente è fantastico, è questo qui. Questo qui è in assoluto il mio mascara preferito, ma non solo di Essence, proprio a livello mondiale. Ho provato anche questo, ma non è lì abbandonato un po' da solo perché non lo utilizzo, non mi piace molto. Questo invece continuo ogni volta a ricomprarlo perché è veramente in assoluto il mio preferito. Però ho voluto provare questo perché appunto ne sentivo parlare molto bene. Allora, l'ho provato una volta, poi l'ho messo lì tra le cose che volevo mostrarvi, tra le cose acquistate. Allora, la prima volta che l'ho utilizzato, prima e unica volta che l'ho utilizzato, non mi ha emozionato più di tanto, sarò sincera. Secondo me, è un po' troppo liquido, quindi, potrò magari capire se veramente mi piace tra 4-5 applicazioni, quando il prodotto diventa un attimino più secco ad aprire e chiudere, perché secondo me attualmente è troppo liquido il prodotto. Ci sono ovviamente dei mascara che appena acquistati sono magari troppo liquidi. Idem questo, appena lo compro mi risulta leggermente troppo liquido. Però dopo che aprite, quindi entra un po' d'aria, quindi si secca leggermente il prodotto, diventa ottimo. Allora, lo scovolino è così. Immagino che lo conoscete già tutto, è totalmente diverso da quello che utilizzo io, che è in silicone. Questo qua invece ha le setole. Allora, ripeto, visto così, primo impatto non, provato così, primo impatto non mi è piaciuto, non mi ha emozionato più di tanto. Mi concedo un mesetto per provarlo e vedere un attimino se ci sono miglioramenti, soprattutto per quanto riguarda la consistenza del prodotto. Adesso ho preso solamente quelle cosine lì e poi ho fatto un micro ordine da Avon. Anche se per me è molto difficile trovare delle presentatrici Avon, anche per chi fosse di Novare, fa la presentatrice Avon, mi contatti perché io veramente vorrei ricevere tutti i giorni, tutti i mesi il catalogo Avon, ma non conosco nessuno. Ho una collega di mia mamma, ma praticamente devo pregarla per avere il catalogo, quindi è un po' seccante. Allora, in realtà ho voluto ordinare questo, che è il mio fondotinta in assoluto preferito estivo, che è una BB cream però versione matte, ed è quasi finita, quindi questo devo assolutamente ordinarlo, però ripeto, ahimè, devo beccare la presentatrice. Però ho preso due prodottini prima di ultimare quelle, quindi decidi di fare un ordine. Avevo visto il catalogo e ho deciso di ordinare due prodotti. Allora, prima di tutto ho finito la mia crema contorno occhi, che vi parlerò, che vi mostrerò nei video prodotti finiti perché ne ho veramente una marea. E quindi avevo bisogno di una crema contorno occhi. Ero molto orientata sulla Olax. Olaz, Olaz. Non lo so, avevo cercato un po' su internet. Io non ho grandissime esigenze, ho sì 27 anni, quindi dovrei iniziare. Magari, cioè, non ho rughettine, però comunque volevo un attimino aiutare, soprattutto il mio contorno occhi. Ho un attimo guardato su internet, non ho trovato niente emozionante e ho detto: vabbè, ho trovato in promozione 6 euro. L'avrò pagata questa cremina contorno occhi Avon. Allora ho deciso di provarla. Allora, prima di tutto mi piace il packaging perché ora ve lo mostro. Vabbè, la scatolina è fatta così. Questo qui è non so, è la linea Solution. Questo qui ve lo faccio vedere così magari conoscete. All'interno c'è anche il librettino tipo un farmaco con il libretto di istruzioni e questo è il barattolino, il vasettino. Quindi mi piace molto, anche se non amo i vasettini, devo dire che invece per quanto riguarda contorno occhi mi piace molto il concetto di vasettino invece della pompetta, perché la pompetta il più delle volte secondo me fa uscire troppo prodotto. Allora, l'ho già utilizzato per una settimana
mattina e sera, e devo dire che ha una consistenza totalmente diversa dal precedente contorno occhi che utilizzavo, che era molto cremoso, che però non mi piaceva, ve lo anticipo già, comunque non mi piaceva. Mentre questa ha una consistenza molto, sembra tipo quasi siliconica, però non è fastidiosa, che quindi resta unta, non so come spiegarlo, si assorbe molto velocemente, però ha una consistenza molto tipo siliconica al tatto, e voi la andate a stendere, ne prendo pochissima perché avevo l'opportunità di prendere io col dito, ne stendo pochissima e sento che diventa subito più distesa e più compatta la zona contorno occhi. Allora, visto così, allora, onestamente non ho avuto sti miracoli, ma perché comunque, ripeto, sì, ho delle rughette di espressione, ma niente di... Però devo dire che come effetto mi piace davvero molto, mi sento il viso molto più bloccato, non so come spiegarlo, molto più tonico il contorno occhi. E quindi personalmente mi sta piacendo molto, ovviamente con un utilizzo molto più continuato nel tempo potrò sicuramente farmi una recensione. Però devo dire che con Avon io personalmente mi trovo sempre molto bene, non ho mai avuto proprio delle pecche. Sì, qualcuna sì, ma soprattutto io i rossetti non li ordino perché per me è molto difficile scegliere il rossetto su catalogo. Gli ombretti non li ordino perché non, ne ho già una marea. Però ogni volta che compro un detergente, una crema, uno scrub, un correttore, devo dire che mi soddisfa da un fondotinta. Forse l'unico fondotinta che non mi è piaciuto è questo, ma avrei dovuto immaginarlo perché non è per pelli grasse. Però devo dire che mi ci trovo sempre davvero molto bene con i prodotti Avon. Secondo me è cambiata moltissimo la qualità dai primi anni di Avon. Mia mamma faceva la presentatrice, mi ricordo che me lo raccontava quando era ragazzina. Però non, secondo me è cambiata tanto la qualità Avon. Se avete l'opportunità, io due prodottini li proverei. Poi ho preso un correttore, idem, era finito il mio correttore, quello per le imperfezioni, quello solido. In realtà volevo comprare quello di Kiko, però che costa 6,90 euro, 7 euro. In realtà ho trovato questo in promozione a 4 euro, 3,95 euro se non sbaglio, e quindi ho deciso di ordinarlo. Vabbè, questa è la scatolina. Questo è il correttore. Io ho preso la colorazione medium. Se non sbaglio esiste solo light e medium, non esiste la dark. La confezione è la classica che tipo Kiko, tipo MAC, cioè nel senso, come quantità di prodotto mi sembra leggermente più grandina la cialda del classico, sono, non lo so quanti sono. Comunque a vista mi sembra più grande la confezione di quelle da Kiko, non vorrei che però forse è più sottile, però devo dire che mi piace tantissimo. Allora, è sì cremoso, però copre davvero benissimo e non diventa troppo. Allora, è cremoso, ma non troppo cremoso, quindi va a coprire. Però non è nemmeno tanto secco, che quindi quando poi si vede che andate a coprire le imperfezioni, ci sono dei correttori che sono troppo secchi e quindi sì, la coprono, però si vede che fa l'effetto pelle rovinata, mentre devo dire che questo qui copre subitissimo, copre benissimo e non lascia un effetto secco. Devo dire che mi sta piacendo tantissimo, è veramente ottimo questo correttore, mi piace davvero molto. E ripeto, a volte lo utilizzo anche qui sotto perché non è così secco e devo dire che copre molto, anche se per la zona contorno occhi sapete che utilizzo questo qui. Però secondo me non è così. Cioè non è da limitare solamente alle imperfezioni, io lo utilizzo per le imperfezioni perché ho quello, però se proprio non dovessi avere quello sicuramente lo utilizzerei anche per contorno occhi perché secondo me ha una consistenza ottima ed è il secondo correttore Avon che mi piace, che mi soddisfa, quindi devo dire che sono molto soddisfatta. Niente, queste sono le cosine che ho comprato, non, ripeto non sono tantissime però volevo parlarvene, spero di vi dato qualche consiglio, fatemi sapere se avete provato qualche prodotto Avon da consigliarvi, vi mando un grossissimo bacio. Ciao!